Dunque, vi proponiamo una notizia che ci è sfuggita. È stata, questa notizia risale al primo consiglio comunale di settembre, dove il capogruppo del Partito Democratico Lucio Tiozzo interpellava il sindaco se era a conoscenza che il procedimento, l'iter di bonifica della ex discarica di Valdarìo. Praticamente avrebbe avuto una conoscenza all'interno della COP che si occupa di questa benedetta bonifica, in cui ha detto che si stava andando verso una soluzione sarcofago, e cioè praticamente invece di bonificarla, di chiudere tutto col cemento, non so con cosa in pratica, no? Allora, facendo un riassunto delle puntate precedenti. Di questa discarica, l'Italia, non il comune di Chioggia, ma l'Italia e di conseguenza anche il comune di Chioggia, aveva una, tanto c'è anche sul cartello che vi mettiamo in evidenza, c'era una procedura di infrazione per cui l'Italia pagava, finché non faceva la bonifica, 500.000 euro all'anno di multa all'Unione Europea. Questa cosa poi sembrava che fosse fermata in quanto, la procedura di bonifica era iniziata. C'è stata anche una ulteriore conferenza stampa 2 anni fa, con la quale anche il sindaco, con altri, l'autorità portuale, c'era anche l'assessore regionale, adesso mi sfugge il nome, che diceva sotto che appunto stavano facendo questa procedura di bonifica, tra l'altro con un sistema ipertecnologico, facendo in modo tale che anche chi ci lavorava non correva il minor rischio, perché in alcune campionature era stato trovato l'amianto. Adesso è proprio a causa dell'amianto che il costo di bonifica è salito alle stelle e, secondo quanto ha chiesto il consigliere Demme, Lucio Tiozzo, in Consiglio Comunale ai primi di settembre, né il Ministero e né l'autorità portuale si voleva accollare l'ulteriore spesa che è di una, parole testuali di Lucio Tiozzo, una pacca di milioni. Ecco, vorrei ricordare che la bonifica. Vi metto nel link in descrizione, addirittura faccio una playlist. Della bonifica c'era ancora consigliere regionale Lucio Tiozzo e Carlo Alberto Tesserin, ed erano stati stanziati complessivamente tra regione, che mi sembra che abbia messo a disposizione qualche milione di euro, e Stato, la cifra mostre di 29 milioni di euro per la bonifica. Ecco. Allora, personalmente non abbiamo, tante volte si sente qualcuno dice, ma costa troppi soldi, no, siccome noi non abbiamo, noi popolino, noi diciamo, non abbiamo conoscenza di quanto può costare asfaltare 1 chilometro di autostrada, oppure fare una rotatoria, oppure finire un ponte, tanto per essere chiaro, quindi non possiamo sapere quanto effettivamente possa costare, però a fronte di tutta una serie di impegni che sono stati presi, tra l'altro anche dal sindaco Mauro Melani in commissione, con tutta una serie di attori, autorità portuale, ministero, assessori regionali. A questo punto, quale sarà la soluzione? Il sindaco pare che abbia risposto che se ne occupava lui. Vedremo quali saranno i sviluppi. Ricordiamo che la ex discarica di Valdarìo, di cui praticamente non ne aveva mai parlato nessuno, e anche di questo praticamente è assolutamente del tutto sottotono. Siamo passati oggi a fare 2 riprese e si sta scoperchiando anche la parte di copertura, e si sta scoperchiando sempre di più. Vorrei ricordare che quando c'è stata la famosa storia dell'impianto di GPL, dove il buon Roberto Boscolo e l'eccelsa Maria Rosa Boscolo, con prima no MOSE, dopo no GPL, hanno fatto la fine del mondo dicendo che inquinava, eccetera. L'impianto di GPL non inquinava un cimpippero, perché il GPL è un gas che, tra l'altro, come gas da autotrazione, è quello che ha il minore uscita di gas nocivo per l'atmosfera, cioè proprio non inquina rispetto alla macchina a benzina normale, diesel. E altro inquina per il 10%, una cosa del genere. E lì hanno fatto la guerra, sono riusciti a bloccarlo. C'è costata come stato 30 milioni di euro di risarcimento alla Socogas, che non gli basta perché gli vogliono altri, hanno speso almeno 40 milioni di euro, e in più rimane là perché per smantellarlo ci vorranno al minimo altri 4-5 milioni di euro. Ecco. Quindi dell'impianto GPL hanno fatto la guerra pur di tornare in consiglio comunale.
gli hanno dato retto tutti, tra l'altro. Per quanto riguarda quella discarica, che adesso non sappiamo se questa soluzione sarcofago sia vera, aspettiamo ulteriori aggiornamenti. Sappiamo che il sindaco fa le cose perfettamente, bravissimo, eccelso, il miglior sindaco che questa città abbia mai avuto. Staremo a vedere cosa succede.